ma l'onlo smilzo ha sempre tutto sotto controllo. Ah, certo! E allora che ci fa questo qui, eh? Valentine deve averlo portato per ucciderci tutti! Qual è il problema tra voi altri e Nick, eh? Darla è scappata di casa. Suo padre mi ha chiesto di riportarla indietro. In realtà è scappata con il mio vecchio amico, Malone lo smilzo. Boss malavitoso. Non pensavo che avrebbe messo insieme abbastanza persone da conquistare un Vault. La vita è piena di sorprese. Ehi, chi è che comanda qui? Se hai qualcosa da dire, dillo a me. È tutto un malinteso, smilzo. Lo sai bene. Lasciaci andare e non ci rivedrai mai più. Tu e Nick avete ucciso i miei uomini e ora vi aspettate che... D'accordo. Ringraziate che gli sono ancora debitore per quella volta alla cava. Conterò fino a 10 prima di dimenticare le buone maniere e iniziare a spararvi addosso. Che stai facendo, smilzo? Ammazzali! No, Darla. Hanno la possibilità di andarsene. Ma non lo smilzo ha deciso. Mia madre aveva ragione. Voi gangster siete solo chiacchiere. Meglio andarcene da qui, in fretta. 1, 2, 3. Il cielo del Commonwealth. Non pensavo che una cosa così cupa potesse sembrarmi così attraente. Grazie per avermi liberato. Ora, mi stavi parlando di una persona scomparsa, senza indizi su dove sia. Voglio parlarti nel mio ufficio a Diamond City. Mi darai tutti i dettagli. Direi proprio che meriti di sederti e di sfogarti un po'. Ci vediamo lì. Ci vediamo a Diamond City. Va bene, allora parliamo di lavoro. Quando si cerca una persona scomparsa, ogni dettaglio è fondamentale. Dimmi tutto quello che sai, non importa quanto sia doloroso. Eravamo in un Vault quando è successo. Il Vault 111, una specie di impianto criogenico. Eravate sotto ghiaccio, eh? Cosa più importante, eravate sottoterra, sigillati. Sono parecchi ostacoli da affrontare solo per prendere una persona. Che altro sai dirmi? Mia moglie è stata... uccisa. Non è stato un rapimento casuale. Chi ha preso tuo figlio aveva un piano. Ci sono parecchi gruppi nel Commonwealth che rapiscono persone. Credi che siano stati i predoni? Sinceramente ne dubito. Riescono a malapena a organizzarsi. Figuriamoci portare a termine una cosa così complicata. Quindi credi che il responsabile sia l'istituto? Beh, sono lo spauracchio del Commonwealth. Se qualcosa va male, tutti incolpano loro. Facile capirne il motivo. I loro primi modelli di sintetici depredano le città, uccidendo chiunque si opponga. E poi ci sono i nuovi modelli, identici agli umani, che si infiltrano nelle città e le manovrano dall'ombra. Il peggio è che nessuno sa perché lo fanno, qual è il loro piano o dove si trovano. Neanch'io, e sono un sintetico. Un prototipo scartato, almeno. Concentriamoci su quello che hai visto. Che aspetto avevano i rapitori? Testa pelata. Cicatrice lungo l'occhio sinistro. Aspetta, non è che... non hai sentito nominare un certo Kellogg, vero? Tutto quello che ho scoperto su Kellogg prima che sparisse non promette bene. Non è soltanto un mercenario. È un professionista. Rapido, pulito, scrupoloso. Non ha nemici perché sono tutti morti. Tranne te. Ma 10-1 che si tratta del nostro uomo. Non solo ha identificato le sue caratteristiche peculiari, è anche il suo modus operandi. Guidare una piccola squadra per rapire un bambino e lasciare uno dei genitori in vita per il futuro? Pochi mercenari del Commonwealth potrebbero farlo. Eccoci qui. Tieni gli occhi aperti, ok? Vediamo se riesco ad aprirla. Diamo un'occhiata in giro. Kellogg deve pure aver lasciato qualcosa. Beh, bel modo di nascondere una stanza. Guarda qui. Le cose preferite di un mercenario. Birra Gwinnett. Proiettili calibro 44 e sigari San Francisco Sunlights. Marca interessante. Tuttavia questo non ci porta da nessuna parte.
Mi chiedo se Dogmeat potrebbe fiutare qualcosa. Non è una brutta idea. Ci sono cani del Commonwealth in grado di seguire un uomo per miglia. Beh, Dogmeat sembra ansioso di aiutare. Perché non lo lasci provare? Vediamo se trova una pista. Prima che tu vada, so che è una faccenda personale. Se vuoi affrontare Kellogg senza di me, basta dirlo. Qualche consiglio? Se è stato davvero Kellogg a rapire tuo figlio, allora è pericoloso. Ma lo sei anche tu. Non devi temerlo. Né devi temere qualunque cosa ti riservi il Commonwealth. Non saprei. Potrei avere bisogno del tuo aiuto, ma... forse dovrei andare da solo. Se avrai bisogno, bussa alla mia porta. Altrimenti spero che la prossima volta ci rivedremo insieme a tuo figlio sano e salvo. Bende sporche di sangue. Dogmeat può fiutarle. Avrò bisogno del tuo naso per trovare Kellogg, bello. Ah, che ne dici, bello? Basta per continuare? Birra Gwinnett, una delle sue debolezze. Ah, che ne dici, bello? Basta per continuare. Questo è il posto. È qui dentro, bello. Ehi. Forza!